Alterazioni dell'umore, isteria, improvvisa depressione, alterazione della personalità sono alcuni dei disturbi mentali che colpiscono una persona su due nell'arco della vita, affermano gli esperti di psichiatria. Problemi che possono essere lievi e provvisori, ma spesso finiscono per esplodere in tutta la loro gravità. Un tempo si pensava che i disturbi psichici esplodessero dopo i 20 anni, oggi iniziano anche nell'età evolutiva. Si presentano in modo diverso e si manifestano nella prima adolescenza anche con difficoltà comportamentali a scuola, con disturbi alimentari e abuso di sostanze. Fenomeni in aumento tra i giovani. Quali sono oggi le armi migliori nelle mani degli specialisti per affrontare i disturbi? Ci sono una serie di interventi integrati che si traducono nell'approccio alla malattia non più optando solo per i farmaci ma anche per le psicoterapie in studio. Oggi il medico deve imprimere una scelta più complessa, quasi personalizzata al paziente. Quindi meglio l'intervento integrato che mette insieme più possibilità.